Ciao a tutte e a tutti. Oggi il tutorial della teiera imbottita. Avevamo fatto insieme la tazza, eccola qui, e poi in tantissime mi avete chiesto se potevo fare il tutorial della teiera. Io sono andata a dare uno sguardo e ce ne sono di vari modelli. C'è la teiera più cicciona, c'è quella più allungata. Allora, la cicciona praticamente ha gli spicchi come questa che partono più stretti dal basso, quindi si allargano e poi si restringono sopra, quindi quella era già più semplice. Questa invece ha un modello diverso di spicchio, quindi ho preferito fare quella un po' più complessa, diciamo, così da farvi lavorare di più, ecco. Allora, prima di tutto ho realizzato questa per vedere un po' come veniva. Infatti, poi ho dovuto ritoccare anche, non so mai come chiamarlo, il beccuccio che versa il tè, perché il modello che avevo fatto io era troppo grande, quindi l'ho dovuto ridimensionare. Il manico andava bene, e poi vedete qua l'ho fatto così, coperchio. Il primo è fatto sempre con un cerchio, all'interno c'è un cartoncino e poi per rifinire ho messo il feltro, però non mi piaceva granché. Infatti proprio per nascondere proprio il feltro ho messo questo pizzettino, questo è un altro cerchietto con l'ovata dentro, il fondo è rifinito così. L'altra, quella che faremo insieme, l'ho rifinita a mio parere un po' meglio. L'interno, alcune mi hanno chiesto quando hanno visto la foto, ma si apre? Sì, si apre. Vedete, potete mettere quello che volete, non so, la mano entra, quindi potete anche prendere ciò che c'è dentro. E questa invece l'ho fatta, vedete, ve la metto a fianco così. Devo ammettere che nel mio caso è stata buona la prima, perché per questa io l'ho fatta in serata, cioè un giorno ho preparato i modelli, il giorno dopo l'ho tagliata, ma è anche vero che non stavo registrando, quindi non avevo il problema della videocamera di spiegare, quindi mi sono messa e l'ho preparata, l'ho fatto in fretta e non ho avuto nessun problema. Con questa invece registra, non va male, e non va bene, poi finisce la memoria, insomma, è stato un parto, devo dire. E quindi però vedete qua il tappino l'ho preparato leggermente più piccolo in modo che si veda proprio la teiera, mentre qui lo nasconde. Quindi così, poi vedremo insieme come l'ho preparato, sempre un cerchio più piccolo però di tela, imbottito con un cartoncino all'interno, vedete? E poi questo è un altro cartoncino rivestito sempre con la tela. E poi questa la pallina. Comunque tutti i cartamodelli ve li metterò giù nell'info box diretti al link del blog. Entrate nel blog e trovate i cartamodelli da scaricare. Poi il fondo l'ho rifinito così, sempre con un cartoncino e poi un cerchio di tessuto. Vedete? E poi qua ho messo un bottoncino sempre fatto da me con un fiocchetto, perché mi sembrava molto semplice e poi il tessuto molto delicato, quindi è un verde acqua, all'interno è così, c'è cioè un tocco di colore, mi sembrava che ci volesse. Questo è già molto frou-frou, diciamo, quindi no, mi sembrava già. Molti hanno detto che il tessuto non piaceva. Questo tessuto è bellissimo però, perché ricorda proprio le fantasie dei servizi in porcellana cinese. Forse in foto, neanche in videocamera rende, però le farfalle hanno dei rilievi in oro. Quindi io ho acquistato il tessuto proprio per fare una tazza, una teiera, quindi no, non lo so, a me piace, però i gusti sono gusti, quindi niente, io penso di avervi detto tutto nell'introduzione. Adesso vi lascio al tutorial, sperando poi nel montaggio che si capisca come fare, perché insomma l'ho ripreso più volte. Come sempre, se il tutorial vi è stato utile, il pollicino all'insù. Io ringrazio tutte le persone che si sono iscritte al canale questo mese, il mese precedente, siamo arrivati a 7.000.
Stavo pensando di fare un contest, però devo studiarmelo bene, quindi chi vorrà partecipare, se volete partecipare mi fa molto piacere. Avevo pensato a un progetto di cucito, quindi per il contest poi ci vediamo in un altro video e vi spiegherò. Io vi saluto e vi lascio al tutorial. Ciao, buon cucito! Prima di tutto scaricate i modelli, li trovate giù nell'info box, il link diretto al blog dove potete scaricare i modelli. Questi sono quelli che ho fatto io di prova, diciamo, infatti vedete qua ho scritto no perché l'ho rivisto, era troppo grande. Quindi vi metterò i modelli giusti, pronti da scaricare, li ritagliate. Io questo l'ho calcato, questo sì. E poi dietro mi sono scritta le dimensioni, metterò anche quelle del fondo, quindi del fondo che ho messo, vedete, ho tagliato così, però non è che mi piaccia tantissimo. Vediamo un po' in corso d'opera se trovo una soluzione più bellina. Anche qua ho messo del feltro, però non mi piace tantissimo, quindi il coperchio e il fondo per il momento lo lasciamo in stand by, poi più avanti vediamo un po' come lo faccio, se lo farò così oppure trovo un altro escamotage perché non mi piace. Quindi ritagliate i modelli, prendete i tessuti che avete scelto, io ho scelto questi qua, questi due. In un primo momento volevo fare questa la parte esterna, poi ho deciso di fare questo e questa sarà la parte interna. Li ho acquistati, trovate il video tornando indietro, si chiama, il negozio si chiama I Tessuti del Riccio, ho fatto anche la recensione. Quindi ho deciso di utilizzare quei due tessuti e ho tagliato 8 di questi di un colore e altri 8 di un altro colore. Dopo che li avete tagliati, fate così, dalla parte rovescia, appoggiate il modello. Lo vedete questo modello? Volevo farvi notare una cosa. È un modello che ha un garbo. Quindi se quando decalcate il modello, io ho utilizzato una penna, ho fatto tutti i trattini. Ok, vedete qua tutto, perché tutto tratteggiato. Quando voi appoggiate il modello, se appoggiate il modello da questa parte, vedete che c'è il segno blu, dovete fare tutti gli 8 pezzi appoggiando questo modello da questa parte, non girandolo così, alcuni così, perché il modello ha un verso, vedete che non torna. Guardate, se io lo giro, vedete, metto pari giù, vedete che non torna, pari. Quindi dovete decalcare tutti gli 8 e 8, quindi 16, tutti dalla stessa parte del modello. Io vi metterò ok. Quindi da questa parte, dalla parte la chiameremo parte diritta, così ci capiamo. Quindi tagliate 8 pezzi di un colore e 8 pezzi dall'altro, poi potete usare anche lo stesso tessuto anche per l'interno, nessuno ve lo vieta, però mettete il modello sempre dalla stessa parte quando decalcate, poi tagliamo il manico, tessuto doppio, diritto con diritto, ecco qui c'è un taglietto però non arriva, e poi lo decalcate. Io ho usato una penna, tanto non si vede, però se avete un gessetto, una penna per tessuto, potete utilizzare anche quella. Poi come si chiama, il becco, quello per versare, sempre tessuto doppio, diritto con diritto, appoggiate e tagliate e tracciate. Dopo aver tagliato tutti i pezzi, prendete gli spicchi così, li mettete diritto con diritto, diritto con diritto, così. Io mi metto gli spilli, vediamo se, ecco così. Dunque parto da su e vado proprio nel segno, vedete, qui lo faccio combaciare con quello di dietro, quindi
Adesso mi va un po' male perché in genere mi appoggio così. Metto lo spillo, ora è storto perché non l'ho messo diritto. Allora mi appoggio così. Allora ci mettiamo così, magari riesco a farvelo vedere. Ok. Uno. Poi un altro spillo giù, qui, questa mancina e mi costa tutto di più, quindi quando ritagliate lasciate 1 cm di margine. Sì. E uno a metà. Ok, vedete gli spilli devono combaciare. Li uniamo a due, quindi due, due, io faccio così, due, due e due, poi li unisco di nuovo fino a che li avrò tutti uniti e dovrò avere questa situazione. Questa qua, tutti aperti così. Unisco anche gli ultimi due e devo avere questo tutto chiuso. Ok? Adesso cuciamo tutti questi pezzi. Se avete tagliato anche il manico e il beccuccio, ecco mi è venuto il beccuccio, cucite anche quelli. Dopo aver cucito tutto, vedete? Dobbiamo avere questa situazione, questa, questa, qui il manico, togliamo gli spilli, anche qui il beccuccio e ritagliamo. Ecco qui. Allora, cominciamo a ritagliare questo. Lasciamo un po' di margine, ma non tanto. Perché altrimenti poi ti dà quando dobbiamo girarlo. Così. Vedete? Pochissimo, diciamo mezzo centimetro. Qui dove fa la curva facciamo degli spacchetti avvicinandoci il più possibile alla cucitura. Questo lo dobbiamo fare sempre quando troviamo delle curve. Ci agevolerà quando dovremo girarlo, altrimenti tira. Uno. Qui lo stesso. Ritagliamo. Qui, vedete qua? Qui non entro. Faccio così, vicino vicino, poi giro, ok, smusso un po' gli angoli qua, mi avvicino poco a poco e poi faccio degli spacchetti, ma proprio poco, ok, continuo a ritagliare, qui è aperto, eh. Qui dobbiamo lasciare aperto sia qui che qui il beccuccio, perché poi dobbiamo girarlo. Qui lo stesso, facciamo tanti spacchetti dove ci sono le curve. Ci aiutano poi a girare anche qui. Nel dubbio voi fateli. Anche dove pensate non possano servire, però potete farvi, tanto male non fa, l'importante è che non arriviate alla cucitura. Poi qua dobbiamo ritagliare tutto il tessuto in eccesso, ce n'è poco da me, quindi pareggio, lo faccio per tutti e 8 gli spicchi, è giusto come l'ho detto,
Dopo aver tagliato il tessuto, se ne abbiamo in eccesso, anche qui faccio dei piccoli spacchetti, specialmente qua, nella parte del collo della teiera, diciamo. Lo faccio sia in questo, ritaglio tutto bene, che in questo, e poi ci vediamo. Dopo dovete girare anche questo con un bastoncino, quindi io prendo uno spiedino e lo giro. Voi, se avete l'attrezzino che gira, siete avvantaggiate. Io come sempre userò il mio spiedino, perché ormai questo è. Spesso compro degli attrezzi appositi e poi continuo a utilizzare sempre quello che utilizzavo prima. Ho comprato l'uncino per la silhouette. Beh, mi trovo meglio con lo spillo per spellicolare il vinile, quindi molte volte vogliamo essere professionali con gli attrezzi, invece poi ci troviamo meglio con gli altri, quelli semplici che magari avevamo pensato di utilizzare quando non avevamo l'attrezzo apposito. Ciò non toglie che ci sono degli attrezzi che ci facilitano il compito. Però anche lo spiedino fa il suo lavoro. Questi poi dobbiamo toglierli fuori bene con l'ago. Io adesso li ho girati, ritaglio tutto, poi ci vediamo di nuovo. Ora dobbiamo prendere le nostre due parti, così, e mettere diritto con diritto. Quindi una la giriamo, così. Dobbiamo farle combaciare dalla parte diritta, quindi la infiliamo e ci mettiamo gli spilli. Dobbiamo far combaciare le cuciture in questo modo, quindi prendo i miei spilli, li metto tutto intorno al perimetro perché dobbiamo chiudere, quindi controllo, vedete che non torna, quindi vado un po' più su. Ok, dobbiamo bloccare tutto e passare una cucitura per chiuderlo nella parte superiore. Tutto attorno sarebbe questa parte qui, questo. Dobbiamo unire le due parti, mettiamo tutti gli spilli e poi cuciamo per unirli. Dopo aver cucito tutto il bordo, ritaglio e giro. Ora io imbastisco qua, tirando fuori bene il tessuto. Lo faccio vedere se trovo l'ago. Ok, quindi faccio così, tiro fuori il tessuto così. Imbastisco. Ve lo faccio vedere mentre lo faccio, così un pezzettino. Ecco qui, ho già riempito il manico e la... Va bene, avete capito? Vedete che qui ho messo uno spillo, perché poi andrò a chiuderlo a mano, invece qui ho fatto un po' di sottopunto. Ora qua viene la parte un po' più noiosa. Dunque dobbiamo passare l'impuntura nelle strisce come abbiamo fatto nella tazza per unire i due tessuti. Però siccome io per fare la prima ho avuto un po' di difficoltà perché il tessuto si spostava oppure prendeva il tessuto di sotto la macchina, allora ho pensato di farli singolarmente, di mettere, vedete, gli spilli qui per tenerlo fermo, che combacino con quello interno. Le due cuciture devono combaciare, ne ho messo tre spilli,
quindi uno al centro poi e uno giù, e passerò l'impuntura qui. Lo dobbiamo fare per tutti e 8 gli spicchi. Io, per non farlo muovere, andrò piano piano. Magari vi faccio vedere come faccio il primo, dai. Dunque, prendo uno spillo e questo spillo qui me lo blocco anche così, in verticale, e comincio a fare l'impuntura piano piano. Tolgo il braccio mobile, così sarò un po' più agevolata, e mi allungo anche un qui il punto, lo metto a 3. Questo lo tengo tutto giù e aperto, e tolgo lo spillo che ho messo in verticale, lascio solo quello orizzontale e parto piano piano. Aiutarlo. Magari me lo metto un po' più lentamente alla macchina. Controllo che sotto non ci sia il tessuto accavallato e continuo. Tolgo lo spillo perché tanto ormai è fisso. Non so cosa si vedrà, però. Allora, qua ci siamo. Vediamo all'interno. Si può andare, perché tanto questo qui, vedete cosa intendevo? Va bene. Sì, è andata. Adesso dobbiamo fare questo per tutti gli spicchi, ok? Mettiamo, passiamo al successivo. Quindi, spillo qui. Ci siamo. Sistemiamo anche gli altri. Così. Vedete come lo prende? Quindi dobbiamo controllare bene che il tessuto di sotto sia libero, ok? E poi un altro giù. Si sposta tantissimo. Ecco qui. Ok, facciamo questo per tutti e 8 gli spicchi, e poi riempiamo. Mettiamo tutta l'ovatta dentro gli spicchi. Dobbiamo renderlo gonfio gonfio di ovatta. Ci vediamo dopo. Dunque, ho riempito tutti gli spicchi, vedete? E così dovete fare anche voi. Questo è l'interno, riempite bene perché non ci deve essere spazio dentro, deve essere bello rigido, ok? Ora dobbiamo chiudere qua. Io faccio così, guardate, giro una volta e due volte e passo dei punti. Adesso infilo, lavo, prendo questo puntino. Metto il filo doppio, avrei potuto prepararlo prima, ma lascio sempre le cose all'ultimo momento, ok? Nodo, chiudiamo. Dobbiamo chiudere, ma poi dopo dobbiamo passare dei punti di filza e stringere in modo tale che faccia questo qua, questo lavoro. Ma ora chiudiamo. Quindi faccio così e vedete? Semplicemente entro e esco, mi metto un dittale perché
altrimenti mi buco il dito. L'altro giorno ho dovuto smettere perché mi sono punta, è uscito il sangue a zampilla e non potevo più continuare, quindi l'ho mollato così. Chiudiamo, vedete come tiro un po', come chiudo, tiro un po'. Questo lavoro dovete farlo anche nella tazza, il modello grande, però non quella di cui ho fatto il tutorial. Ho preparato i modelli per fare la tazza a jumbo, è una tazza abbastanza grande, la vedete nei video precedenti. Quel cartamodello è a pagamento, quindi lo trovate sul negozio Etsy. Il link è sempre qua sotto il video. E quando realizzate quella tazza e chiudete, dovete fare lo stesso lavoro che stiamo facendo qua, quindi girare l'orlo e tirare in modo tale che si stringa un po' il fondo. Lo facciamo questo per tutto il giro. Dopo aver chiuso tutto col filo, io infilo l'ago con un po' di filo da pesca. Sto usando questo, l'ho comprato al supermercato tempo fa quando lavoravo le perline, facevo collane. C'è di tutti gli spessori. Questo è da 40 mm, ma va bene anche più fino. Io ho trovato questo a portata di mano. Questo lo dobbiamo fare perché non si spezza, quindi possiamo tirare bene e stringere poi. Quindi passiamo di nuovo la filza con un filo di nylon e tiriamo. Se voi ne avete uno forte a casa va bene lo stesso, non c'è problema. L'importante è che non si spezzi quando poi tirate. Io col ditale non riesco a fare nulla. Ok, lo tolgo per il momento sperando di non bucarmi le dita, altrimenti poi va bene. Ci vediamo quando io ho passato tutta la filza e lo stringiamo insieme, perché pare che abbia vita propria. Dunque, ho finito il mio giro e tiro così e metto un punto. Dovrei trovare l'altro capo, ma quindi metto un punto per bloccare e faccio un nodino e continuo. Dobbiamo tirare, quindi fare dei punti, tirare e fare un nodino. Non preoccupatevi se si arriccia, deve proprio assumere quella bombatura nel fondo, ok? Altrimenti non lo fa. Serve proprio tirare per avere quel risultato, anche perché poi dobbiamo portare il cerchio a una dimensione, altrimenti a una dimensione molto più piccola di quella che avremmo se non tirassimo il filo, rimarrebbe larga. Vedete come già prende la forma, quindi tiriamo bene. E ogni tanto mettiamo un punto con un nodino per bloccare il tutto. Non è semplice questo passaggio, ma necessario. Ecco qui. Continuiamo fino a che avremo un diametro, me lo sono scritta, quello dell'altro, di, vediamo un po', 14, no, è quello del coperchio, non so dire, però lo misuro, vediamo un po' questo quanto ha. Questo ha 12, quindi dobbiamo avere un po' meno di 12, ok? La batteria sta finendo, non mi piace come stavo pensando di farla, quindi lo farò uguale a questo. Poi si vedrà. Quindi metto l'ovatta e il cartoncino e tiro tutta questa pappardella per
fare poi come dovevo fare. Ok, vedete che rimane, ne devo mettere ancora di più, ovatta, quindi aggiungo, ok, e tiro il filo e chiudo. Questa batteria sono da sostituire nella fotocamera perché non dura nulla. Quindi tiriamo e affermiamo il filo, dobbiamo avere questo risultato qui, ok? E prepariamo anche il cerchietto, quindi questo qui. Questo cerchio ha 6 cm di diametro. Ok, mettiamo l'ovatta e tiriamo la filza, l'ovatta, si tira e si forma la pallina. Per il fondo ho utilizzato un cartoncino di quelli da pasticceria, un vassoio, e ho tagliato un cerchio, un cartoncino di 12 cm di diametro. Metti a fuoco? Ok, 12 cm di diametro. Il tessuto, un cerchio di 15 cm di diametro. Ho passato la filza, ho messo il cartoncino dentro e ho tirato. Ho fatto i nodini ed ecco qui il fondo. Ok. Questo lo attaccherò a mano con dei piccoli punti. Poi vediamo. Allora, per il coperchio, quindi mi sono portata avanti col lavoro, ho tagliato un cartoncino di 7 cm. È ancora da chiudere, quindi lo vedete. Il cartoncino è da 7 cm. Il tessuto è il doppio, quindi 14 cm di diametro, sempre un cerchio. Poi ho passato la filza, ho messo un po' di ovatta e sopra il cartoncino tiro, è ancora da fermare, e chiudo, affermo bene il filo ed è fatto. E questo è il coperchio, la parte superiore. L'ho fatto più piccolo di questo, vedete, perché voglio che rimanga un po' all'interno. Se lo volete fare più grande, non dovete fare altro che un cerchio un po' più grande, sia di cartoncino che di tessuto. Poi per il pimpiolino, io lo chiamo così, voi chiamatelo come volete, ho tagliato un cerchio del tessuto di diametro 6 cm di diametro, ho passato la filza, ho messo un po' di ovatta e ho chiuso, e questo lo attaccherò con la colla a caldo sopra. Poi per rifinire qua, invece di mettere il feltro come ho fatto nell'altra, ho tagliato sempre un cartoncino di 5,5, sì, un cartoncino del diametro di 5,5, si vede, è sempre quello del vassoio da pasticceria, e poi il cerchio di tessuto un po' più grande, facciamo 7 cm, passato la filza, tirato, e questo andrà messo nel fondo, così. E questa è la parte superiore. Mi sembra di avervi detto tutto, adesso io attaccherò il fondo. Ho preparato anche il coperchietto e ora andremo a incollare il fondo. Volevo cucirlo, però non mi piaceva il risultato, quindi adesso con pazienza, a pezzettini, metterò un po' di colla a caldo, anzi no, la metterò nel bordo qui, così. La mia colla a caldo non dà tempo, si secca subito, quindi attenzione, schiacciamo bene bene bene. Aia, è bollente, non mi riscalda subito. Vedete, a me questo risultato qui non piace che si veda, però o si vede la colla o si vedono i punti, quindi mettiamo un altro po' qui, lungo stretto, qui, senza esagerare perché poi esce un pasticcio se esageriamo. Un altro po' qui.
poco. Ok, questo si stacca l'attorco. Vorrei toccarla. Ok, il fondo è sistemato. Ora vedete che rimane rifinito. Se utilizzate i cartoncini da pasticceria, quelli per i vassoi, diciamo, all'interno è dorato. Prendiamo due piccioni con una fava. Ok, il fondo è sistemato. Questo l'ho fatto più piccolino, mi piaceva di più. Adesso attaccherò il beccuccio. Allora, per attaccare il beccuccio, siccome sono 8 spicchi, ne dobbiamo mettere uno e poi contiamo 4 e mettiamo il manico. Il manico va posizionato così. Ok, adesso metto un po' di colla, il beccuccio da questa parte verso il basso, così, no, verso il basso, in basso. Adesso un po' di colla a caldo, così. Ok, tengo premuto un po'. Dovrebbe staccarsi, quindi conto 1, 2, 3, 4, andrà qui a metà. Quindi in basso, così. La metto prima su. Uno, due, tre, quattro. Ok, così. E tengo premuto. Nell'altra avevo messo dei punti, non l'ho incollato il manico, ho messo un po' di punti e qui un goccio di colla. Adesso proprio un puntino ne devo mettere, perché altrimenti esce. Ecco qui. Dovrebbe andare. La teiera è pronta. Mi piaceva di più farlo un po' piccolino, questo coperchio. Poi la vedremo insieme. Il tutorial è terminato. Devo dire che ho fatto più velocemente la prima. Questa mi è costata di più, non lo so perché. Forse perché per la prima sono partita giusto con l'idea di utilizzare questo tessuto e mi piaceva di più. A parte, vabbè, gli esperimenti che ho messo il feltro, comunque non mi dispiace il risultato né dell'una né dell'altra. Questa è il tessuto è carino, però è un po' smorta, non lo so se aggiungerò qualche abbellimento. Avevo pensato anche di mettere un pizzettino, vedete, per ravvivarlo un po', magari un fiocchetto. Sì, forse lo metterò un fiocchetto qui, perché altrimenti è un po' così anonima, diciamo. Niente, il tutorial è terminato. Come sempre, se vi è stato utile, vi è piaciuto, il pollice in su. Io vi ringrazio per avermi seguito, vi saluto e vi lascio al prossimo video. Ciao!